e io sono partito per creare un suono del nuovo album. Rumore di catene, di claps, di mani, di canti, bidoni del gasolio usate come percussioni, piuttosto che queste chitarre rudimentali con tre corde suonate col collo di bottiglia spezzato. Il titolo Black Cat è venuto durante la lavorazione, esattamente a New Orleans, perché i musicisti sentivo questo Hey Cat, Black Cat, How are you, eccetera, eccetera, cioè si salutavano quando parlavano, intercalavano, c'era sempre questo Black Cat, Hey Cat. Per loro il gatto nero è un sinonimo di buona fortuna, di buon auspicio. Io non sono superstizioso, amo i gatti. Poi pensandoci bene e ricordandomi canzoni come Uchi Kuchi Man, come canzone di Muddy Waters, dove si parla di questo black cat bone, questo osso di gatto nero da portare come portafortuna, no? I got my black cat bone che mi protegge. Poi ho pensato, ma forse questo album in termini di sonorità è forse il più nero che ho fatto, come arrangiamenti, come suoni. Questo album ho scritto tantissimo, ho scritto una quarantina di brani, ne ho scremati, sono diventati 27 e ho scelto di darne sette brani a ciascuno. E con Don Was avevo già lavorato e mi sono trovato benissimo, oltre ad essere un grande produttore, proprio ci mette l'anima, siamo fratelli, sapete? Tanti ci scambiano addirittura per fratelli perché portiamo il cappello, la barba, eccetera. Con Brendan O'Brien ci avevo già lavorato su Chocca Beck, il quale oltre a produrre dei brani aveva anche missato tutto l'album e mi ero trovato molto bene anche con lui. Mi mancava T-Bone Burnett, che è sempre molto impegnato, poi a Nashville è molto personale, ma a me piaceva proprio perché è uno che osa molto con i suoni. La mia paura ovviamente era che suonasse in tre stili diversi. Sono preoccupato appena arrivato a Los Angeles di riunirli tutti e tre e di dirgli: ragazzi, io vorrei però un album che suona, che sembra uniforme. Come si può fare? Bisogna che collaboriate insieme. Cioè, loro non hanno avuto nessun problema a collaborare insieme. Addirittura una volta, un giorno che non c'era Don Was perché doveva intervenire su un fatto dei Rolling Stones, T-Bone disse: vabbè, non ti preoccupare, vado avanti io. Il fonico di T-Bone è intervenuto su un paio di brani di Don Was e viceversa. Quindi ho notato questa loro, diciamo, grande professionalità che mi è servita per ottenere il risultato che ho ottenuto. Questo album aveva la necessità di suoni un po' diversi dal solito, insomma, e forse anche più drammatici in un certo senso sulle percussioni. E quindi per riprodurle senza l'uso delle robe pre-registrate, che sì, possono servire a piccole dosi, però il suono deve essere quello del musicista vero, l'altra storia, insomma.
c'è più dinamica, è più caldo, è più umano, eccetera, ho avuto bisogno di 13 musicisti. Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra a una come te e un panino a salame. Lei viene dal Texas, da Houston, si chiama Queen Cora, ha suonato con Prince, ha suonato con Beyoncé, ha suonato con Madonna e molti altri. My queendom is my drum set, you know. So I designed the drum set that I'm playing with Zucchero that is 360 degrees. I call it the cosmic electroacoustic, the 360 degree, 180 degrees acoustic, 180 degrees electric. And I think the rhythm is what leads everybody. And as a female on drums, usually it's dominated by men, right? And so I sit on the drum throne as a queen, because there are very few women that represent that space, and it's bringing that royalty to the drum set and the power of the rhythm and how it impacts everybody. He definitely invited me to be creative, and the cosmic kit was perfect because it has chimes, it has shakers, I have gong drums, I have rata toms that are higher pitch, and there are other things that complement those sounds. So he wanted it to be authentic and acoustic, and then there are still elements on the Black Cat album that are electronic too, so it gives that blend of his sound with a little bit of creative edge with some of the other colors that I have and the symbols and that sort of thing. Le sue chitarre prima, Carl Dyson, anche lei che ha un suono molto suo, preciso, particolare, anche lei è con me da qualche anno, ha suonato con New Power Generation di Prince e si è integrata subito. Buongiorno. Fece un'audizione a Los Angeles per cercare appunto chitarra e una anche che cantasse con una voce gospel, che avesse questo timbro aggressivo e afroamericano. E lei era perfetta. Ave Maria. The first song I learned as a little girl in Catholic Church, in Latin and Italian. There are Italians in Virginia. My mother worked for a catering company who only did Italian and Jewish affairs. Weddings, you know, birthday parties, you know, everything. So she learned to cook from the nonnas in Sicily. So we grew up eating pasta norma, all those things. So when I got a chance to go to Sicily and eat that, it was like my mama was with me again, you know? So, you felt home. Yes. Dallo stress dalla giovane cattolica.
Well, that you have to ask him. It's a superstitious thing, you know. So the book said. But, you know, my name is Cat. I happen to be black, so for me, it's no problem. I've been a black cat all my life. I think music, just like the air, doesn't really belong to a place. I think, like the air, it's meant to be shared. So I think what Zucchero does is he breathes it all in, and then he writes it into his music, and then he shares it. So I'm happy to be a part of the sharing, you know? He is like a rock to look at, but his heart, grande. You know, his heart is very big and very poetic and very soft. But on the outside, he's, you know, but on the inside, he's. So maybe that's not good for his image. Maybe everybody thinks he's all the time, but in his heart, in the music and the melodies, you know, there's love, there's hope, there's. Touch, you know, there's peace. There's conflict too. He writes about everything. But I think that what he's shown me is compassion. Compassion for people, compassion, you know, for, you know, how he remembers his childhood, for babies, for, you know, for people in general. You know, there are a lot of rock stars out there who care more about themselves than people. He is not one of them. A catchphrase out there that says, the gospel is man talking to God. The blues is us talking to each other. So, you know, B.B. King didn't stop touring. He couldn't even stand up, and he kept playing the blues because it's us talking to each other. Sacro e profano, il diavolo e l'acqua santa, insomma, nel blues ne sono state dette di tutti i colori, no? Il blues è la musica del diavolo. C'è la leggenda di Crossroads, dove Robert Johnson nel crocevia fece il patto col diavolo. Johnny Lee Hooker, quando l'ho incontrato a San Francisco, mi disse: lo sai quando è nato il blues? Quando Dio scacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Da lì è nato il blues. Definirei musica del diavolo, assolutamente. È un'espressione di gente che stava male, che era molto, molto credente, perché era l'unica cosa che gli era rimasta e che veramente era terribilmente umiliata e sotto padrone. È proprio l'esatto contrario. Qui abbiamo una leggenda vivente, io lo chiamo Living Legend perché è uno dei più grandi suonatori di Hammond di tutti i tempi, un signore di 77 anni che ha deciso di mettersi alla prova con questo lungo tour, e si chiama Brian Auger.
Are you motor good? I'm motor good, look. Motor good. Excellent. You know, nice teacher. It's very good to be motor good. Now, for a cup of tea. On full British ambassador's pay. È difficile di definire la mia musica, sono un musicista, tu sei un musicista di jazz? Sì. Di blues? Sì. Di pop? Yeah. You know, perché sì, è buona musica? Great. La musica tocca tutti, è una lingua, è il nostro lingua della planeta Terra. So I'd say, grazie per la musica, sono arrivato sulla planeta a 3 anni, incominciando di suonare, sono autodidatta. Ci sono cose che sono non è una spiegazione per tutto. I play. When I play, sono molto contento. La gente qui mi hanno detto, come va Brian? Molto good. Non molto good. Allora mi hanno fatto, questo maglietto. Ecco, l'ho fatto per quello. È un ambiente. Tra i musicisti anche il crew è fantastico, you know, tutti molto felice, you know, grazie a Zoo. No, un attimo, I have to tell you, Zoo, that I woke up, mi sono svegliato una settimana fa con le parole nuove di Vedo Nero. I don't know why. I don't know why, man. I don't know which why. Been, are you going to help which me? Which have the new words? Yeah, the new words. Right, okay. You have to clap. Dun, 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 here it comes, sir, right? Vedo Nero out the window. Vedo Nero deep in my brain. Vedo Nero in the cello. Because I think that it is going to rain. There's a goofo who thinks the same way. Ready? Right, that's all I got. That's all I got. Happy birthday. We make an English match. Nicola Peruc, che è un musicista di Ravenna, molto preparato, molto bravo, molto attento dei dettagli. La certezza, lui è calmo, sta qui, però è quello che insomma non sbaglia mai, che è preciso, che sta attento a tutto. È proprio. E poi ha un bellissimo swing, un bellissimo gusto, ed è sempre in continua evoluzione, quindi non è uno che si è fermato. Il gatto nero è quello che gira qua sul palco, che ci tiene attivi, capito? Che ogni tanto ci dà una graffiata nei maroni, si dice in Romagna.
pioggia che balla dentro la pioggia. It's alright, sugar spice, e c'è una luna così fino a che nasce il sole. Tu vai avanti così. Beh, c'è sempre tanto pianoforte e poi ho portato una analogico per un paio di cose che faccio. Qui c'è uno strumento che produce i suoni del Mellotron, una riedizione di uno strumento vecchissimo, praticamente uno dei primi campionatori. Uso un sacco di church organ e poi, vabbè, tanto pianoforte e qualche sintesi. Situazioni che sono abbastanza complesse da gestire, in cui gestisco 3-4 suoni diversi in una volta o 3-4 parti diverse. Sì, sì, è un concetto piuttosto difficile. Rolla questa sera, dammi tregua, mamma. Fiore in canottiera, diavolo e santiera, sei tu. Rolla la sirena, spegni il fuoco, mamma. Quel sorriso sceno della luna. Chiaramente poi, essendoci Brian, suona quasi il 95% delle parti di Hammond, le suona lui, giusto che sia così, no? Sai com'è? È solamente Brian. Finché Yakuna il sole, tu vai avanti così. Comunque io sono con lui dal 2011 e cioè non ho mai fatto concerti suoi in cui si suonasse poco. Si suona tantissimo e si parla sempre di musica. Beh, anche lui è l'altra roccia solida della band. Cioè lui ovviamente sa tutte le mie canzoni. Se per caso decido di farne una senza provarla, lui la sa. Ed è sempre stato un grande compagno di viaggio, proprio sempre positivo. A volte lo riprendo un po' perché è un po' pigro. M'hai fregato, eh? M'hai buzzerato alla grande. Vabbè, mi conquista con questo suo modo romanesco di vabbè, azzù, le sdereniamo, azzù, mi fa ridere, però poi magari, capito, è un po' lazy, ma... Mi ha detto, dice Mario, senti di vecchi bluesman, cioè ritorna proprio all'origine del suono. E in effetti ha ragione, perché cioè, devi andare all'origine e della musica e del suono per poter crescere sempre. Come in questo inizio di tour mi sono reso conto di quanto sta avanti il zucchero. Magari all'inizio pensavo, dico, ma questa cosa non mi convince. Invece dopo un po' di tempo mi rendo conto che aveva perfettamente ragione. Y'all know. New Orleans! I'm gonna get him to sing my song. In New Orleans! New Orleans! Well. Una corista straordinaria che nella vita è una cantante, poi qui fa la corista perché. E l'ho trovata a New Orleans quando stavo facendo il disco, me l'hanno presentata e subito c'è stato l'innamoramento perché. Ha una voce straordinaria, ha uno swing incredibile, anche lei viene dalla chiesa, dal gospel, suona il piano in modo proprio quello che piace a me.
couple of times my response was, who is this man? You know, like, who is he? And I began to research him and found that a lot of my music, styles of music and genres and focus, you know, areas of giving the audience life in music is pretty much the same as his. So I'm honored to be here. Voci di radici, di nebbia e di pioppi che parlano agli argini e che parlano ai matti. Voci nella testa, voci contro il tempo che riempiono la vita restando nel silenzio. Voci che non sento più, voci che sei solo. Well, the Black Cat album has a lot of influences of soul and blues, but the amazing thing is Zoo loves New Orleans. And so in Loving New Orleans, I'm able to hear those influences with the cowbells, with the way the tambourines are played, or with the way the drum licks are played, or the vocals, the bluesy chord progressions in the music. So, I mean, his whole influence of presenting this album of new sounds and new feels, the soul is all there. You know, it's in the grunt of his voice, in the vibrato when he sings or hold out long tones. Voci audaci di quelle dei presepi, voci che non sento più, voci che sai solo tu, manca la tua voce. Mama, don't cry. Mama, don't cry. So when I listened to it, I think out of all of the songs, one of my favorite, because I pretty much love all of them, but I think Love Again is my favorite because it's like that. I'm locked down, buddy. I'm a lockdown big button. Love again, love again. Come sollievo di lacrime. Love again, love again. Col cuore gonfio di polvere. Jesse Norman and Leontine Price. I know of these amazing artists. And to be able to stand, I dreamed of being here. I dreamed of performing here. And just a couple of years ago, my prayer has always been to be able to do what I love and give it to the world. And here I am doing what I love and giving it to the world with an amazing talent such as Zucchero. And I mean, he's amazing, but like he always say, I wouldn't be this without you all. The band, oh my God, amazing bandmates. It's been truly an eye-opener for me, very humbling experience, and it's ignited so much in me to look forward to doing more. Love again. Cancellare la cenere. God is good and he's blessing me, and I continue to bless the world with the gifts he's given me. Yeah, and look, in blues we trust. You know, so I tell people, look, music is life, life is love, and y'all are golden. Ciao. Anche i brani, diciamo, di repertorio sono stati riarrangiati per avere un suono unitario in tutto il concerto. Quindi qui c'è Doug Pettibon, che è un grande musicista californiano che suona la pedal steel, ha tutti questi effetti sulla pedal steel. Questo è uno strumento magico, crea un'infinità di suoni anche proprio magici, cioè ogni tanto arrivano dei suoni che veramente fanno la differenza.
The blues is it's a feeling, it's a state of mind developed from poverty and people working in the fields, slavery, but a lot of the music that we're playing is based on that, and most great rock music or jazz music is blues based. All the great stuff, everything that you would probably like, even though you wouldn't know, is blues based. And the reason you like it is because it has that soul music in it. And that's one thing that the Zucker is really tapped into and done the right way. Yeah, it's real. Guarda come non si vola. Non si vola più. Svegliami quando fuori è domani. Sembri vestita di pioggia, è un altro giorno da cani, ma noi siamo fatti di sogni. Ma che bel sì. We're not talking about the music business at all. We're talking about the reason why people like blues so much. What is blues? You know, and it is the heart and soul of the music, the thing that's alive in music that makes you go, oh, I love that, or that makes me sad or makes me happy. That's the blues. Blues can make you happy or sad. Yeah, the flavors he wanted me to bring were the pedal steel, lap steel, dobro, banjo, mandolin, all the extra stuff that's included with a lot of the blues music, you know, and even some country music. There's some flavors with the pedal steel that are on the record that are not necessarily country, but it adds another dimension and flavor to the music. It's kind of surreal. It's the oldest place I've ever played in, and there's just a lot of people out there, and everyone seems to be into it. They all know the lyrics, and no one leaves. I mean, it's a three-hour show, and we can see people out there. We see everybody, because it's well lit, and nobody leaves, and that's a good sign. You know, everyone knows all the lyrics, and the fact that there's children. And there's multi-generations of fans, of Zucchero fans, that are into the music. Kids aren't out there bored, they're into the music. They know the lyrics, they're dancing around, and they're with their grandparents and their parents, and it's a family thing, and it's really cool to see. Questa è una new entry, una ragazza della West Virginia che. Anche quella mi è stata consigliata da un produttore, T-Bone Burnett, ma suona non ovviamente in un modo classico, suona il cosiddetto fiddle. Fiddle è quel modo di suonare country, no? Molto vivace, allegro e swingato, che a me piace molto. I'm from Ohio. I was born in West Virginia. I started playing viola when I was 9 years old, and I started studying classical music then. I went to college for classical music in Ohio, and it wasn't until college where I started playing jazz and I started improvising, and I decided I didn't want to be a classical player. I didn't want to play in an orchestra. So I tried to do everything besides classical music and explore playing rock and improvising. And so from viola, I picked up fiddle about 4 years ago and started playing a lot of bluegrass and that type of style. And about 3 years ago, I started playing pedal steel guitar, which I also play in the show. And it's my new love. I love playing that instrument. And I'm so
Grateful that Zucchero asked me to bring my pedal steel along with my viola and my fiddle. Challenging, but in such a wonderful way that I can explore every genre of music that I play. I play in this show, I play classical music, I play rock music, a little bit of jazz, and then lots of fiddle and lots of country and bluegrass. So it covers everything that I love and couldn't be a better fit. I definitely think my having the fiddle in there and having more strings involved and also the dobro and the pedal steel that Doug is playing, the lap steel, it does give it a little bit more of like a twangy kind of country vibe that I think kind of makes the black, it matches the Black Cat album. So it kind of makes everything a little bit more cohesive and it puts a different spin on it. And I think his fans, like, I'm sure they're loving it. And it's fun. It was fun to come up with my own parts and kind of, you know, he would ask me, oh, you know, can you do like a fiddle thing here? So it was fun creating the parts with him. That I really enjoyed that in rehearsals. Poi abbiamo la tromba e il flicorno che li ho trovati a Cuba quando facciamo la sessione cubana e sono due trombe e trombone fantastici, infatti a Cuba credo che ci siano i migliori musicisti di fiati e di percussioni del mondo. Ha voluto un po' l'espirito, l'ego cubano in questo spettacolo. Non è una cosa abituale vedere dei fiati nei complessi così grandi italiani, bueno, in tutta l'Europa ci sono complessi che sono grandi però non ce l'hanno i fiati. Questo qua, bueno, per questa parte qua ringrazio tanto a Zucchero come tanto alla compagnia che ha fatto mettere dei fiati già da prima, no? Siamo fiamme nel cielo. Gato negro es como mal augurio, una cosa. Y él me ha llamado ahora para hacer este tour. Lo cual me sorprendió, ¿no? Porque al parecer le gustó mi trabajo, la forma mía de tocar, no sé. Y para mí es un placer estar aquí en este tour. Es una cosa impresionante siempre. Y es muy bonito, ¿no? Compartir con tan buenos músicos, tan buenas personas, porque es una gran familia. Todos tienen su lugar y todos se llevan muy bien. Y es una cosa que no se ve mucho. Bueno,
Bueno, dalla prima volta che l'ho visto io ho avuto una grande impressione. Ho avuto una grande impressione perché ho avuto un riflesso della, sia nel suo modo di fare sia nelle sue canzoni. Ho avuto questa riflessione perché la mia vita è andata così. Come fa lui le sue canzoni, come fa lui normale così. Come per me è l'eccezione della naturalezza, è troppo naturale. Paulo Jones, che invece è il bassista, che Paulo Jones, vabbè, è con me dagli inizi, proprio dall'87 quando feci Blues. Ovviamente l'ho promosso musical director perché è la mente storica della band. Lui nasce funk, è proprio funk, infatti è molto bravo nello slap, no? Io con questo disco lo obbligo un po', tra virgolette, a suonare più root, più radici, meno slap, meno note, ma più cose più profonde. With the music, it's kind of like a swampy delta kind of approach, you know, kind of bluesy. This album's a little bit more bluesy than we've done in a long time, and I really like it, you know, especially the first song, you know. And I have a country background, and when we were picking the players, you know, I had to kind of look through and try to find the right people that could do his old material and the new material. So it's really kind of, oh gosh, I want to say New Orleans vibe, you know, kind of that French Quarter thing is what we're doing. I got the devil in me. Grows, and Zucker has grown immensely since I first met him, which was in 1985. And he's a grand musician now. He does everything. He micromanages everything and makes sure that everything's, you know, the way that he wants it. And usually it turns out really great, you know. And the thing about this record is the textures. There's a lot of sounds and textures and moods. And the best thing for me in music is moods. You know what I mean? That's why Peter Gabriel is one of my favorites. You know, it's the sounds that go with the music that give you the feeling. You know what I mean? So his music has a lot of feeling, and it has a very smooth kind of texture. There's a better word than texture. There is, it undulates. You know what I mean? There's an undulation to it, which is why we have two drummers, because there's a lot of complex things that are going on in the music that we need two drummers and a couple of steel players and things like that. I just make sure that everything that he wants happens. You know what I mean? Because I don't really write anything unless he asks me to. But generally speaking, he kind of tells me what he wants, and I make sure that the band does it in his way. And I keep the band tight. And in every day we do sound checks, which, you know, sometimes some bands don't do sound checks every day. We do, because it's a new experience, you know, and I watch over everyone and make sure that everything stays running smoothly. Il sassofonista James Thompson è con me dagli inizi, un altro veterano dall'87, e suona tutta la gamma dei sassofoni, dal tenore, baritono, soprano, flauto, clarino, eccetera. Sì, perché tutti i sassofoni e i flauti sono sul palco, allora ho qui solo il becco di sassofono e una banana. E io posso suonare una piccola cosa, anche se fa cagare, cerco di fare il mio meglio. Ok. Mm-hmm.
faccio cagare. Ma siccome suono con Zucchero da quasi 30 anni e conosco abbastanza bene tutti i vari periodi, conosco quasi tutta la musica che facciamo da memoria. Infatti stasera non porto neanche i spartiti perché ormai ho memorizzato tutto. La roba vecchia, la roba nuova. No more, baby, no more, no more. Amor, amor, per te. Anche vedendo il palco ci sono quasi tutti musicisti pluristrumentisti, quasi tutti. È bello perché magari la gente vede tutti questi strumenti, cavolo, sembra un negozio di strumenti, no? Tutti questi sassofoni, tuba. Non è il blues tipo Chicago, che ci sono elementi anche un po' di country. Per esempio c'è un pezzo che si chiama Love Again, è praticamente un pezzo country. Però non è country puro, è un po' c'è un po' di contaminazione. Yes, okay. We are saluting the film. Ready, ready? Here we go. We salute you. Molti si chiedono perché due batterie. Perché vedi, tanto il kit è molto diverso uno dall'altro. Vedi il cassone là da banda, c'è un timpano sinfonico. La profondità di quel bassone là quando esce è più grosso anche di questo, che sembra più, invece più grosso. E lui, Adriano Molinari, è con me da qualche tempo, di Modena, è fantastico. Secondo me è andato un po' all'indietro, come stile è tornato un po' a anni fa, probabilmente è andato più alle radici, con comunque qualcosa di nuovo. Quando lo conosco ha sempre fatto così lui, cioè è lui che ha in testa quello che è e te lo viene a dire. Poi c'ha una memoria allucinante e sente qualsiasi cosa, quindi noi suoniamo stasera, per esempio, se sente che una nota non era quella che intendeva lui, il giorno dopo al soundcheck te lo viene a dire. We rehearsed at his home on his property, and we would eat together and have fun together and joke together. And you know, he's really, really funny, and even in stressful spaces he's still the same guy. He's not gonna take the influence that he has and make people feel less than they are because he is who he is, and I think that's what makes him that much greater as a person. He's funny, he's passionate, he's serious, he's focused, he's very aware of everything. And, you know, we're eating food from his land, and I think those
that level of being in tune with nature and the environment just makes him that much more of a sensitive and incredible person. So, and then the music and whatever else he does is just, it's just an outlet of the same thing, and it only amplifies. You know, the microphones and the cameras and all of that is only amplifying the great things that, that he represents when those things aren't on. Hello. Hello. Amazing show tonight. One more. Uh-huh. And we're very, very sad to leave. But we're going to be in the moment and enjoy tonight and enjoy the morning and enjoy tomorrow. Zucchero is what you get is what you get. He doesn't change. He's one way and just straightforward. From rehearsals, he comes in, he smiles, he gives everybody a hug, a kiss, and say, you know, buongiorno or buonasera, come stai? Ti ricordo, sai, amore mio di campagna, sole in questa terra di nebbia e gente di bocca buona. One thing that I really, 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 really love about him is that throughout his career, over 30 years in the industry, performing on stages as such and bigger, he still allows us as bandmates to be creative in our own elements. So as a vocalist, a backing vocalist, I'm not just a backing vocalist, I'm a creative backing vocalist who's Tanya Boy Cannon. So I'm not losing myself while working with him, which is amazing, and you don't see that much. So you're not gonna fight me. So with that being said, he's humble, he's very giving, he's loving, and he's stern but fair. Yeah. Vedendo Zucchero nell'87 e adesso nel 16, quasi 30 anni dopo, mi piace lui perché la fama non è andata alla sua testa. Non è che ci sono certi di questi pop star che cominciano a essere anche invicinabili, arroganti, si prendono troppo sul serio. Zucchero è sempre una persona molto organica, molto, che non posso dire semplice, perché lui secondo me è molto complesso. Scrive delle belle cose, e allora non è un scaricatore di porto, è una persona anche che lui è una persona di cultura. Perché parlando con lui ti rendi conto che lui sa la storia e sa la cultura italiana. Zucchero said one thing, and I'll give you a metaphor. He's like the farmer that runs the farm. And one day we were talking about something that happened, and he was talking about someone's personality or my personality. And he said to me, Polo, I know my chickens. So that's my relationship with him, and that's the way I see him. He's a very generous guy. He'll always go to his friends, he'll go to the same people, he'll get the same crew, because he has a lot of allegiance to the people, because he trusts them, and he gets those people around him. And he's very funny, you know, his sense of humor is amazing, and he also is a perfectionist, a complete 100% perfectionist. He wants it to be a certain way, and sometimes you have to bend in order to do it, but in the outcome at the end is something that is working, and it's been working for years. He's the only guy that I know in the business. I've worked with Whitney Houston, I've worked with Bruce Springsteen, I've worked with all these guys, and he has a record deal since the beginning. How many people nowadays have a record deal for 25 years? That means you reinvent yourself
all the time. Every album, it's a new invention for him. Chocobeck was a classical record, but it had pop overtones. You know, Vado Nero, we get more applause for that, like a rock song, you know what I mean? It's an amazing blending of what he does. I mean, gosh, he found Andrea Bocelli, you know what I mean? A lot of people don't know that, but he did. It's the other way around. People come to work with him. Which is what a lot of people don't think is, oh, you're working with Paul Young or you're working with this guy and that guy. But no, but they call him and they want to do it because his music is unique. You know, Zucchero is very much a guy that keeps changing and it gets better and better. Ritornerò, sarà d'estate, Lord. Tornano a casa. Come sogni e papaveri rossi in fondo al mare. Lui sa quando facciamo un soundcheck e lui sa esattamente che cosa che vuole un suono della chitarra in questo momento. Particolarmente perché lui ama la musica e lui vuole explicare la musica per il pubblico. Come in questo inizio di tour ha diretto i lavori in un modo esemplare, perché lui è stato veramente incredibile, cioè dal primo all'ultimo musicista ci ha sempre detto tutto quello che dovevamo fare. In alcuni punti addirittura dice, no Mario, tu non suonare, cut, suona qui fermati. All'inizio dice, ma che vuol dire? Però poi ti rendi conto che ha ragione. In questo modo ha creato delle dinamiche che stanno avendo ragione, perché io vedo, cioè noi tutti vediamo la reazione del pubblico che è fantastica. Che ci fossiamo presi una grande famiglia, non so, ha radunato qua, al di là di tanti musicisti, tanti anime simili, no? È come se ci fosse un pittore che sa quello che quel quadro che deve fare, sa quel bisogno dei tipi di pennello da usare, sa, il colore da usare soltanto per quel quadro. Lui ha radunato quelle cose. C'è una canzone che mi frulla da quando, credo, ho cominciato a suonare, suonare con qualche band intorno ai 16-17 anni. È una canzone che mi è sempre piaciuta, è una canzone che ho provato ieri così, per divertimento, con la band, e vorrei e mi piacerebbe cantarla. Verrà come verrà. La canzone dei Creedence Clearwater Revival si chiama Long as I can see the light. Perché un ragazzo di 8-9 anni si innamora di Otis Redding o di Marvin Gaye o Ray Charles
o Sam and Dave o piuttosto che Wilson Pickett, è un fatto di anima, è un fatto interiore. C'è solo una spiegazione, la chimica e il fatto di anima. Let's get moving. Cause I'm bound to travel wild. Yeah. Vorrei essere molto preciso, attingo dal blues, attingo dalla musica afroamericana. Io quello che cerco di fare è attingere, prendere degli ingredienti, dei suoni, dei groove, in modo ripetitivo, a volte anche un po' ipnotico, che è un fatto proprio di anima, però rimaneva sempre lì. E anche quando io mi presentavo alle case discografiche, ho fatto il giro di tutto, di tutte, e mi dicevano: ma dove vuoi andare? Qui questo genere non funziona, cioè poi tu sei un bianco, vuoi fare la musica dei neri, qui c'è qualcosa che stride, no? But I won't losing my way, oh no, long as I can see the light. Ero già sposato, avevo già una bambina piccola, non avevo i soldi per comprarmi una casa, mia moglie non lavorava, io andavo a fare qualche serata quando capitava, quindi stavamo veramente messi male, cioè, erano anni che ci provavo, erano 10 anni, non c'è più strada, devo trovarmi qualsiasi lavoro e smettere di pensare alla musica o... Ed ero stata una notte terribile, e quindi mi sono alzato la mattina per andare a cercare un lavoro. Poi, quando stai per andare a fondo, e in queste cose io ci credo, c'è sempre un angelo che ti tira su per i capelli. I got to move, yeah. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Scintilla che mi disse, che mi fece dire: ma caspita, eppure è bianco anche lui, ma canta la musica dei neri ed ha anche un grande successo. Fu Joe Cocker a Woodstock. Quando vidi Joe Cocker a Woodstock nel documentario, rimasi folgorato. Mi innamorai artisticamente di Joe Cocker, infatti nei primi lavori si sente anche, insomma, me lo porto dietro, ma con grande piacere, perché è un fatto di simbiosi. 10 more days on the water, and I already know I'll be fine. 10 more days till it's over, till the darkness goes, and I see the light. Quello invece che poi mi ha permesso di essere considerato dalla discografia è quando uscì l'album di Paul Young, che si chiama No Parlé, che siamo già negli anni 80 e passa, con una voce soul, bianca, ha fatto cover di Whatever I Lay My Head, That's My Home, di Marvin Gaye, pure Love of the Common People, con arrangiamenti moderni, con suoni attualissimi degli anni 80, e lì dissi: beh, allora questa è la strada, perché quando uscì fu un disco che andò numero uno ovunque, e dissi: beh, allora io forse questa è la mia strada, cioè fare del soul, attingere dal soul ma in modo moderno e non classico. I change the world, I wanna change the world. Nice.
to wait. I spend my mornings, baby. Come stai? Paul. You've been with him, now you come back, my baby. What's he like? No parlé, venne fuori Donne, venne fuori tutto l'album Zucchero Randy Jackson Band, poi venne Blues e dopo lì è cominciata la storia. You got to dig a little deeper later. Yeah, if you had one. Genuinità, che cos'è? Io non ero neanche a casa, è arrivato un contadino dei monti di Reggio Emilia, va bene, è entrato nella mia fattoria con un camion, ha scaricato una mucca che è una rossa reggiana, che è una razza che era in via di estinzione, che è quella che fa il latte migliore per il parmigiano reggiano. E l'ha data al mio contadino e gli ha detto: ditegli che questo è un mio regalo perché non perda le sue radici, capito? E mi ha lasciato, mi dia un numero che così l'ha contatto, ma quanto dobbiamo, insomma, non è... No, questo è il mio regalo, no, non mi deve neanche chiamare, gli dica soltanto di non perdere le sue radici. Tra l'altro una mucca bellissima, incinta, quindi mi ha regalato anche il vitellino, e basta, e se n'è andato, io non so neanche chi. Nonostante io cerchi in tutti i modi di salvaguardare la genuinità, il famoso bambino che c'è dentro di te, e facendo anche una vita fuori dal palcoscenico molto ritirata, insomma, purtroppo qualcosa si perde, no? Lungo la strada della vita, e a un certo punto non vedo più, non sento più, ho la sensazione che molta dell'umanità abbia perso questa genuinità. Non morirà mai! Io sì, però.